Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi siamo arrivati allo show numero 76. Brambo, ci sei? Ci sono. Spesso nel ciclismo si sente parlare del talento, se conta di più avere un talento innato o se il sacrificio e lo stile di vita possono portare ai risultati migliori. In questo show abbiamo deciso di parlarne. Iniziamo la puntata. Lead Story. Quante volte si sente dire nei discorsi da bar o anche per strada: ah, se quello avesse la testa sarebbe un campione, se avesse la voglia di allenarsi, di essere metodico, di fare i sacrifici, farebbe delle robe incredibili, vero Giorgione? Sì, spesso tra i ciclisti, ma anche tra gli sportivi in generale, si tende ad etichettare uno sportivo, un campione, come un talento innato, e si tende un po' così a precludere la via del successo nel ciclismo professionistico, ma anche nello sport professionistico in generale, a chi non è nato senza un grande talento di base. Ma è davvero così o la situazione è un po' più complicata? Il talento, se non associato a un allenamento continuo e costante e duro, non porta da nessuna parte? C'è un ex atleta olimpico, un inglese, Matthew Seed, ha scritto un libro che si chiama Bounce. Praticamente in questo libro tratta il tema della genetica, se è più importante la genetica, cioè nascere talento naturale, oppure l'allenamento protratto negli anni, il sacrificio, la metodica. Lui dice che in questo libro, la sintesi è questa, insomma, che in sport dove è importante l'abilità, come ad esempio potrebbe essere il tennis o il golf, l'elemento genetica, talento puro, è determinante per avere successo, mentre in sport di endurance, come può essere il ciclismo oppure il podismo, la maratona, così, l'elemento fondamentale è appunto il sapersi allenare con continuità, con costanza, facendo ore e ore, praticando sempre quel gesto atletico. Poi hanno fatto anche dei test con degli atleti keniani e sembra che alla fine, insomma, la sua teoria sia quella giusta. Tu come la pensi, Giorgione? Io non sono così convinto. Bah, che servono entrambe le cose lo sappiamo tutti. Qui stiamo cercando di capire che cosa conta di più, e già il fatto di suddividere i sport in quelli più tecnici, dove conta di più l'abilità, in quelli in cui conta di più le abilità condizionali e capacità condizionali, è già un primo passo in avanti. Poi bisogna sempre stare attenti nel capire, ad esempio nella maratona, la maggior parte degli atleti più forti al mondo adesso arrivano dalla zona centro-orientale dell'Africa, Kenya, Etiopia, quindi si sarebbe portati a dire che in quella zona una particolare etnia, una particolare genoma porta ad andare più forte nella corsa a piedi. In realtà poi si scopre che la maggior parte di questi atleti da piccoli facevano 20, 30, anche 40 km al giorno di corsa per andare a tornare da scuola, quindi fin da piccoli si sono allenati a fare un determinato tipo di gesto atletico. E quindi è difficile, sì, a questo punto poi capire se è l'allenamento che hanno fatto fin da piccoli o il fatto che siano nati in una determinata area, abbiano un certo tipo di genoma, quindi chi lo sa, non è così semplice. No, altra cosa, se la teoria fosse questa, prendiamo come esempio il ciclismo, noi parliamo di ciclismo, quindi prendiamo un gruppo dove sono 170 corridori di altissimo livello, prendiamo magari i corridori che puntano a fare bene una classica, e tutti si allenano alla perfezione, magari hanno fatto un percorso già dal ciclismo giovanile fino ad arrivare al professionismo, dove hanno fatto chilometri, sacrifici, tutto quanto metodico al 100%. Perché però Giorgione poi arrivano davanti a giocarselo, comunque a lottare per la vittoria, sempre gli stessi? Cioè tutti si sono allenati alla stessa maniera, hanno fatto le stesse cose? Ma verrebbe a dire sicuramente perché il talento conta, il talento inteso anche come capacità di allenarsi magari più di un altro. Però mi viene anche da dire che se sei lì, cioè in quella corsa, ad esempio se sei a disputare un Giro delle Fiandre, sicuramente sei nello 0,01% della popolazione più forte al mondo in bicicletta. Quindi già, anche se arrivi ultimo, ma sei partito, sei comunque geneticamente dotato. Quindi bisogna anche capire questa cosa. Sarebbe interessante fare un test con dei gemelli omozigoti, come ad esempio i gemelli Yates. Il problema è che corrono entrambi in bicicletta. Sì.
e corrono da quando sono giovani. Sarebbe stato interessante farne correre uno e l'altro no e vedere che cosa cambiava, quando esatto, anche quello che non ha mai corso prende in mano la bici, però come fai? Esatto, hanno cominciato insieme quando erano ragazzini, quindi è difficile fare un test in questo caso. Io, se devo fare un esempio di ciclista, di corridore, che si è costruito molto grazie alla metodica e all'allenamento, io penso a Froome, penso a Geraint Thomas, che era un inseguitore su pista, penso a Dumoulin, che nella categoria juniores non era tra i migliori in assoluto e con il lavoro è riuscito ad arrivare a livelli altissimi. Invece quelli che sono più talentuosi, che proprio è talento puro, corridori che ho visto anche con i miei occhi, quindi vedevo quello che facevano e quanto poi riuscivano a rendere, cioè tipo esempio Sagan, io ho corso 4 anni con lui, Giorgione, e lui non aveva metodica particolare, lui andava in bici, faceva quello che si sentiva di fare, sacrifici il giusto, quello che doveva fare, poi andava a correre e faceva sfracelli. Adesso fa un po' meno sfracelli perché si è invecchiato. Nibali, stessa identica cosa. Ai tempi, quando ci correvo io, non era super metodico. Poi ha imparato anche ad allenarsi, ma aveva già un livello altissimo. Capito? Beh, come non parlare allora... Certo, allora in questa categoria ci faccio rientrare a pieno anche Vanepoel, che ha iniziato a correre da pochi anni, adesso ne ha 20, 21, quello che è, insomma, starebbe facendo il secondo anno da professionista, anche se siamo fermi, e ha già vinto di tutto, quindi lì veramente... Cioè questo gli ha tolto il pallone dai piedi, l'hanno messo su una bicicletta e nel giro di un anno ha cominciato a vincere europei e mondiali, così, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Però... Anche qui rimane comunque una cosa difficile, perché Vanepoel, è vero, si allena da poco ma si allena tantissimo, sto seguendo un po' cosa sta facendo, è uno che di testa c'è veramente veramente tanto. E poi c'è da dire anche dall'altro punto di vista invece che gente come Froome si allena tantissimo ma perché il suo corpo glielo permette, quindi lui continua a migliorare anno dopo anno, anche se ormai penso che sia arrivato a un plateau dovuto principalmente all'età, però se pensiamo a come andava ad Under 23 o dei primi anni da prof, e come è andato quando ha vinto 3 grandi giri consecutivi, c'è stato un incremento grandissimo di prestazioni dovuto al fatto che lui anno dopo anno continuava a migliorare, e questa cosa è innata, è genetica, non tutti riescono a migliorare dopo anno in questo modo. Alla fine quindi anche lui è un talento puro, cioè costruito col lavoro sì, però ha un fisico che gli permette di assorbire il lavoro e migliorare anno per anno. Sì, quindi sì, poi ci sono dei muri che fermano il futuro ciclista professionista, cioè nel senso, se non si ha almeno 70 millilitri al minuto per chilo di peso di massimo consumo di ossigeno, non si può fare professionista alla fin fine. Quindi ci sono delle stanghette che oltre sotto quei valori non si riesce veramente a emergere perché il ciclismo è troppo competitivo. Però una volta all'interno di questi valori la differenza la può fare in modo abbastanza uguale, secondo me, la genetica e l'allenamento. Ma Brambo, tu che hai allenato anche cicloamatori o dilettanti, hai mai incontrato qualcuno che pur allenandosi tantissimo comunque non riusciva ad avere dei miglioramenti costanti? Sì, sono gli anti-Froome, il contrario di Froome, quelli che gli somministri dei carichi di lavoro... convinto di avere un risultato e non arriva il risultato. Aumenti i recuperi tra un carico e l'altro, cerchi di gestire i carichi in modo diverso per provare a trovare una super compensazione che però non arriva, proprio perché non è un atleta recettivo, non recepisce il lavoro e non riesce a assimilarlo e migliorare. E esistono anche questo tipo di personaggi, così. Beh, è quindi molto difficile dare una verità assoluta, una sentenza, e quindi a questo punto chiediamo anche il vostro parere nei commenti, ovviamente. Fateci sapere secondo voi cosa conta di più nel ciclismo, ristringiamo il campo al ciclismo, talento o allenamento? Cycling inspiration, ciclismo ispirazione, lo dico anche in italiano perché è giusto far così, perché poi qualcuno si lamenta ogni tanto. Allora andiamo con la sfida delle foto che caricate sull'app GCN regalano piccole emozioncine, piccoli sorrisi e che meritano un piccolo premio. Iniziamo con il terzo posto, Brambo.
Terzo posto vince un cappellino Stefano Pam 87 con questa foto. Cara vecchia abbronzatura, e anche quest'anno l'abbronzatura sarà un po' così. Infatti dopo i mesi sui rulli era ora. Mentre guarda Hunger Games, sì, purtroppo è un problema che abbiamo e bisogna riderci sopra. Gambe in aria. Questi piccoli drammi. Andiamo con il secondo posto, Rambo. Secondo posto vince un paio di calzini, Dennis Giacchino. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che non è l'inferno dantesco, ma è la salita per l'Alpe di Neggia in Canton Ticino. Cita Dante Alighieri nella Divina Commedia e fa paura questo nebbione, questo, non so, attraversare l'ignoto, veramente... merita il secondo posto sicuramente. Andiamo invece al primo posto. Al primo posto vince la maglietta Fabio 33 con questa foto, collezionista di albe, con l'hashtag Arieti Ferrara, quelli delle 5:30. Deve essere bello andare in bici a quell'ora qua. Guarda che colori, guarda che... Mamma mia, bellissima questa. Beh, primo posto meritato, strameritato. Veramente, continuate bravo. A caricare le vostre foto, Fabio, sull'app di GCN nella sezione Cycling Inspiration. Ogni settimana potrete essere sorteggiati e vincere questi premi. Provateci GCN Italia Tech, tecnologia. Vabbè, vedete voi. Allora andiamo con la domanda. Questo l'ho scelta io, Giorgione. È proprio da biomeccanico pro, livello pro, come sei tu? Sentiamo. Andrea Morlotti. Ciao a tutti. Sono in procinto di cambiare bici da corsa. Le misure del biomeccanico indicano piantone e tubo orizzontale di uguale lunghezza, 56,5, ma ho notato che la maggioranza dei telai venduti dalle marche più blasonate predilige per un tubo orizzontale più lungo rispetto al verticale, anche di 2,5 cm. Esiste una motivazione per questa scelta tecnica? Devo prendere un telaio con la misura del tubo verticale corretto e accorciare la pipa? Grazie e continuate così. Grazie a te, Andrea. Allora, Andrea, io prima cosa che farei è chiedere al tuo biomeccanico di indicarti la taglia della bici che vuoi comprare. Quindi tu dici: voglio comprare questa bicicletta, questo modello, che taglia devo prendere? E il tuo biomeccanico ti dice che taglia prendere, oppure ti dice: no, guarda, questa geometria per te non va bene. Quindi il biomeccanico lo paghi anche per questo servizio. Poi il fatto che ti abbia dato le misure dei tubi in millimetri, perché 56,5, penso che intendesse una bici su misura, cioè se vuoi farti una bici su misura le misure dei tubi devono essere di questa lunghezza. Nei telai invece già esistenti sul mercato la situazione cambia. Se devi scegliere, se il tuo meccanico, il biomeccanico non ti risponde più e devi riuscire a trovare da solo una soluzione, ti consiglio di utilizzare 56,5 per l'orizzontale. Il piantone, anche se è più basso, soprattutto se la bici è slooping, non è un problema, alzi la sella. Il problema è se sei troppo lungo, troppo corto, diventa complicato, perché poi devi agire su attacchi manubrio che diventano o troppo corti o troppo lunghi, diventa un po' difficile anche da guidare la bici e da usarla. Comunque anche esteticamente non è un granché, quindi prediligi l'osservazione del tubo orizzontale rispetto al piantone verticale, mio consiglio. Comunque, Giorgione, io ho fatto un video, lo consiglio sempre, con tanto amore, dove ho fatto le tue veci, parlando di come scegliere il telaio giusto per noi, e quindi ti consiglio di vederlo, giusto per darmi quel po' di soddisfazione, visto che... Dove spieghi lo stack and reach, è stato bravissimo. Stack and reach, yes, quindi vai a vedere anche il mio video. Mi raccomando, se avete domande, avete curiosità da soddisfare, continuate a scrivere. Giorgio risponde, Anna risponde, GCN Italia risponde, tutti rispondono. I tuoi commenti. Stefano Maggioni. Oddio, aspetta. Alan, per favore, puoi avvisare prima di urlare i titoli delle rubriche? Mettiamo un disclaimer. Con l'ultima Kevin Challenge hai svegliato mia moglie che dormiva sul divano e se l'è presa con me. O almeno assumitene la colpa. Grazie, siete grandi. Allora, signora Maggioni, chiedo scusa, è responsabilità mia. A volte sì, forse esplodo un po' troppo annunciando i vari titoli. Non se la prenda con il povero Stefano. È colpa mia, cercherò di
moderare il tono, signora, veramente mi spiace, oggi non sono solo mortificato. Sì, ci rivediamo fra 5 minuti, vediamo cosa succede, va bene. Mi modero. Caption Challenge! Andrea Alessandrino. Alan, perché non provi a fare l'Everesting? Ma perché no? L'hanno fatto tutti. L'hanno fatto tutti, però, non è una cosa nuova. Cioè, voglio provare imprese diverse. Cioè, ovviamente qualcosa di masochistico farò nei prossimi mesi, ma boh, l'Everesting. Beh, comunque, come dicono in tanti, e che penso che non abbia mai fatto nessuno, lo zoncolano in graziella si potrebbe fare. Sì, no, lo faccio. Lo fa anche perché per festeggiare i 100.000 iscritti, se non so quando raggiungeremo questo traguardo, sì. Vediamo, dai. Comunque, Ruben Novello, Giorgio risponde, per favore rispondi. Attenzione. Sto facendo il se su se. 7 volte su Perga in una settimana. Ti farò sapere anche della performance. Una salita pedalabile di 13 km che vi invito a fare a Torino. Bene, allora il se ha dato i suoi frutti, sta ispirando. Ha dato vita al se su se. Bravo Ruben. Gabriele Strano. Buonasera, ho una curiosità. Sicuramente vi siete sfidati in bici. E mi piacerebbe sapere se vi siate mai chiesti cosa ha uno in più dell'altro e viceversa. Intendo per esempio che qualità Alan che Giorgio non ha. Complimenti per i vostri video, continuate così. Vabbè, prima cosa, lo sprint secco, Giorgione mi asfalta. Abbiamo già finito per le cose da parte mia, tutto il resto. Vabbè, sì, magari fate una salitella, lo stacco io. Forse sul pavé, ce la giochiamo, forse vado di più io, sinceramente. Risultati sul pavé ne ho fatti di più. Brambo, però anche tu non fare roba di... Sì, però Brambo sulle cose di forza brutta, violenta, veloce, cioè su quello è... Anche se dovessimo fare, non so, i 500 metri da fermo, ma vedo dura. Però tutto quello che è più endurance, chi deve avere qualcosina in più, Brambo, non lo so. Viene fuori il trattore del Maranga, c'è poco da fare. Un giorno potremmo fare una puntata su una valanga di sfide da fare, di vario genere, così, da puntata da intrattenimento. Vabbè, andiamo avanti. Nat 4105. Ciao ragazzi, io sono nato e cresciuto in bici, poi 10 anni fa ho iniziato come downhiller per poi iniziare a fare mountain bike. Ho smesso di fumare e bere, bravo. Sono poi passato alla strada. Recentemente ho perso il lavoro. Perciò sono partito con una bici da viaggio e ho raggiunto Asia e Sud America. Mi sono ripreso la vita. Ora sono in Corea del Sud e ho ripreso con la bici da corsa. Non so cosa sarà del mio futuro, ma so per certo che una bicicletta non mancherà. Nata, mi hai fatto venire la pelle d'oca. Cioè, veramente, non ci sono, sì, altri sono cose commenti che... da fare. Sono cose che rendono una vita speciale vissuta a pieno, secondo me. Viaggi così belli, così lunghi, così lenti, quindi fatti con la bici, devono essere veramente qualcosa che meriterebbero tutti di provare nella vita, ma non è facile, quindi complimenti. Alla scoperta un po' di se stessi, perché magari un viaggio del genere poi ti possono arrivare anche delle ispirazioni che se tu fossi rimasto a casa non avresti avuto, quindi... Un po' come il nostro Francesco Ciaghi, che si è fatto da Sudafrica a Trento in bicicletta, che vi consiglio di andare a vedere i video che abbiamo fatto, esatto, ormai l'anno scorso. In due puntate è stato fatto il video. Vabbè. Giuseppe Massafra. Oggi i cataloghi delle aziende di bici offrono carbonio di prima categoria e carbonio di seconda categoria. Cosa ne pensate? Che differenza ci sono? Secondo voi un amatore riesce a percepire le differenze? Sempre grande, ci sia in Italia. Beh, sicuramente no. Buona parte degli amatori no, non riescono a percepire. No, bisogna avere tanti watt. Le differenze si percepisce principalmente quando si fanno gli sprint, perché anche quando si spinge in salita in pianura, se non si superano i 400-450 watt, si fa fatica a percepire la differenza. No. Ci sono alcuni amatori, però sono una piccola parte, dico. Cioè, sì, qualcuno riuscirà sicuramente a percepirla, anche perché una differenza c'è, sono fibre di carbonio generalmente più economiche, le resine usate sono più economiche, il telaio tende a flettere un po' di più, oltre che essere generalmente un po' più pesante.
Però stiamo parlando veramente di marginal, marginal, marginal gain, cioè sono cose che il professionista lo capisce sicuramente. Le persone normali che acquistano una bicicletta, secondo me no, fanno veramente fatica. Poi se c'è scritto sull'etichetta questo tipo di carbonio è super, quest'altro no, allora uno parte già prevenuto e pensa che sia così, ma sfido a metterci lì due biciclette nere, non verniciate, a provarle, se la maggior parte delle persone capiscono la differenza. Rambo, l'effetto placebo del carbonio. Sì. Ragazzi, i commenti sono finiti, ne abbiamo letti tantissimi, mi raccomando, continuate a scriverci, noi cercheremo di leggerne sempre il più possibile. Caption Challenge, la sfida sussurrata delle didascalie, perché non volevo comunque svegliare la signora Maggioni. Caption Challenge, la sfida sussurrata. Allora, andiamo, prima di decretare il vincitore, volevo leggere questo commento perché abbiamo fatto una figuraccia l'altra volta. Abbiamo parlato di uccelli, cervelli, scosti uccelli. No, questi uccelli hanno un nome. Allora, il dottor Alessandro Marcenta ci tiene a puntualizzare. Ma quelli sono pescatori con i cormorani, noti anche come marangoni. Mio nonno mi raccontava che ce n'erano anche nel delta del Po, quindi io mi sono sentito ancora più in cupo perché non ho riconosciuto i marangoni. Un maranga che non riconosce i marangoni, ma come si fa a essere così ignoranti? Cioè, il marangone è un uccello. Il marangone era un uccello, lo sapevo, però poi avevo rimosso un po' sta cosa, quindi... Vi giuro, non l'abbiamo scelta apposta, non lo sapevamo, nessuno dei due, che si chiamassero marangoni. Vabbè, comunque, a vincere è Tommaso Alunni con questo commento, questa caption. Un tipico esempio di fagianata, anche se sono marangoni, ma preso alla lettera. Adesso ho visto i nostri creator, la foto che hanno, che hanno messo questa settimana. Non so, c'è un... me viene in mente quando ti... Ok, Marix, chi è che sono? Che ne vedo solo a destra Marix, gli altri due non li riconosco. Okay, comunque sono tre ciclisti prof. Mi viene in mente quando ti cade la catena e ti sporchi le mani. E devi cercare qualcosa per pulirtele. Mamma mia. E poi c'era questa qui, la foto per la prossima sfida. Poi c'era anche un'altra foto che avevano messo, avevano aggiunto il nostro script, che era la foto di un marangone con un maranghino piccolo che stava uscendo. Giorgio, non so se tu la vedi. No, non la vedo, non so dove l'hai messa. È la foto di un marangone, l'uccello, con un maranghino che sta... Vabbè, comunque, ragazzi, scusate per la gaffe della settimana. Comunque sono Anders Lund, Christoph Juliensen e Jaroslav Marix, i tre che si stanno cospargendo amorevolmente di grasso il corpo. Esatto, concentriamoci su questa foto, che c'è tutto questo grasso, questo sudiciumaio. Insomma, sudiciumaio. Sfogate, mi raccomando. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo show numero 76. Ahimè, siamo alla fine. Show terminato. Mi raccomando, se vi è piaciuto, come sempre, un bel like. Commentate, condividetelo con i vostri amici. Fateli iscrivere se non si sono ancora iscritti, che dobbiamo arrivare a 100.000 per vedere Alan in Graziella sullo Zoncolan. E arrivederci alla prossima puntata. Calma. Ciao. Ciao.